buonasera, non ci conosciamo, io sono Fabrizio Pozzi della Stampa e di Grigio Online. Io chiedo, questa sera proposto come quarto della linea di difesa, quindi con una porzione di campo forse inferiore rispetto a tutta la fascia. È stato un vantaggio per lei? Ma per me è indifferente, nel senso ho giocato sia a tre che, cioè ho fatto sia il quinto che il quarto, e mi adatto a quella che è la partita. Sicuramente oggi il mister ci ha chiesto di uscire sugli esterni, abbiamo messo gli esterni più alti, mi ha arretrato qualche metro, però se serve questa la squadra lo faccio molto volentieri. Nel secondo tempo eravate forse più aggressivi, sembrava quasi che la Reggiana più paura, voglio dire, di voi. Sì, c'è stata una reazione, almeno quella è stata anche la sensazione dal campo. Siamo contenti, ripartiamo da questo. È stato un aspetto positivo che si sia visto anche da fuori. C'è amarezza per il risultato, perché qualche occasione l'abbiamo anche creata. Però ripartiamo dal secondo tempo. Quella è la strada giusta. Altre domande? No, lo faccio solo con la prossima partita, che ricordate la numero 1. Deve essere quello del secondo tempo di oggi. Ripeto, ripartiamo dalle certezze del secondo tempo di oggi e ci toglieremo belle soddisfazioni. No, il fatto che ormai si è a 0 punti in classifica nella vostra testa, ripartite da questo discorso di queste positività oppure c'è una questione? Lo dico questa senza polemica, no. La piazza non era abituata, capisco, erano anni che non era abituata. Capisco, non possiamo ripartire da quello, non possiamo guardare la classifica, non è il momento di guardare la classifica. Ripeto, partiamo da quelle certezze che abbiamo creato queste 2 settimane, alla fine siamo insieme da 2 settimane e non ci conosciamo neanche. Quindi quel poco di positivo che abbiamo fatto sia oggi ma anche nelle altre settimane, cerchiamo di portarlo avanti. La classifica in questo momento non ci aiuta, non possiamo guardarla. Torniamo appunto alla partita di questa sera, dove giustamente stava dicendo che ci sono state cose buone. Che cosa è cambiato nello spogliatoio? Vi siete letti qualcosa? Vi siete resi conto che potevate farcela? Ma noi abbiamo sempre, anche nelle altre partite, siamo sempre stati positivi. Abbiamo cercato di essere propositivi, poi ci sono mille difficoltà. Arrivati a questo punto abbiamo poco da perdere. Quindi ci siamo guardati in faccia e hanno detto andiamo avanti, proviamo a giocare, a cercare di mettere qualcosa in più, credo si sia visto. Non c'era ancora questa sottolineatura, al di là del gioco, cioè è stato comunque un gioco che ha permesso alla Reggiana solo di passare con un episodio, cioè un tiro, un gran tiro. Questa è diciamo una parte positiva. Poi vabbè, alla fine eravamo nel recupero, cioè c'è stato l'errore finale, però nel corso di 90 minuti è stato un episodio che l'ha deciso. Diciamo che il momento, anche se ci sono i momenti che vanno così purtroppo, però invertiremo questo trend. Basta un episodio al contrario, va in vantaggio. Ti cambia la stagione. Ma anche un tiro che ti fa una parata il portiere mentalmente, ti cambia, ti viene dentro l'entusiasmo diverso. Ci serve quell'episodio. Altre domande?